Dimmi perché vuoi continuare a negare l'evidenza. Ernesto, cerca di capirmi. Di Domenico è un uomo molto influente, molto importante. Importante? Mi sembra di impazzire. Allora è vero, tu sai esattamente di cosa sto parlando. Sì, lo so, lo so. Ernesto, hai tutto quello che hai desiderato dalla vita. Denaro, lavoro, sei famoso. Cos'altro vuoi, Ernesto? Non ti basta ancora? Roberta, voglio sapere solo una cosa. Tutto quello che ho lo devo alla mia capacità o alle tue conoscenze? Sì, è vero, ho parlato con Di Domenico per aiutarti. Che cosa hai detto? Sì, sì, certo. Rifletti, da dove pensi che vengano i soldi della produzione di Fedra? No. No. Oddio, Dio. Ernesto. Non è possibile, per tutto questo tempo io ho pensato che mi avevano scelto per il mio talento, per le mie qualità, per la mia capacità. Certo che è così. Tu hai talento, hai molte qualità. È soltanto per questo che hanno pensato a te. Ma cosa credi, che butterebbero via tutto quel denaro per un incapace? Perché lo hai fatto? Perché ti amo. C'è qualcosa di molto strano. Che cosa? La morte, direi, assurda. Anzi, stupida di Acosta, per esempio. Sì, è una strana coincidenza. Però tu non c'entri assolutamente nulla. Il successo di Fedra è dovuto al tuo lavoro, alle tue capacità. Se Acosta è rimasto vittima di un incidente, non è giusto che per questo tu ti debba sentire colpevole della sua morte. Sempre che sia stato un incidente. Come? Di che stai parlando? La moglie di Acosta è venuta a parlarmi in teatro. Secondo lei, l'incidente non è stato affatto casuale. Non è stato casuale? Che cosa voleva dire? Che suo marito è stato ucciso, Roberta. D'accordo, a rivederla. Ladies. Sì? Queste sono le foto che devono uscire con l'articolo di domani. Dovevo darle questa sera a Balboni, ma servono subito. Puoi pensarci tu? Sì, stia tranquillo. Aspetti. Grazie. Un momento, non se ne vada. Ho qualcosa da darle. Questo è per Tony. Gli dica da parte mia di rimettersi presto. Grazie di cuore. Sono le piccole cose quelle che aiutano i grandi malati. Non lo dica a me. Quando ero piccola sono stata 53 giorni a letto con l'epatite. Si apprezza anche il gesto più piccolo. Come sta, Tony? Mi sta aspettando a casa con Lily. Sto andando proprio da lui. Gli dia un bacio da parte mia. Bene, grazie ancora per il regalo. Di niente. Sebastiano? Pedemonte è stato qui, vero? Sì. Sì, è stato qui. Perché? Gli è successo qualcosa? No, no, è passato di qui solo per una visita. Perché? Niente, l'ho visto uscire con una faccia da funerale e siccome lo conosco, ho pensato... Per quello che so, è venuto a congratularsi con me per l'articolo che abbiamo pubblicato su di lui. Va bene, te l'ho chiesto solo per semplice curiosità. Non sarà mica quella donna a renderlo così triste. Quale donna? No, no, non ha nessuna importanza. Ma come no? Hai detto una donna, scusa, quale donna? Mi sto comportando in maniera sleale, ho promesso di non confidarlo a nessuno, però... Però ho visto una donna nella sua tenuta, una bella donna, e non mi ha voluto dire chi fosse. E vive in campagna? Almeno fino a ieri, adesso non lo so. Ti ha detto qualcosa? No. No, no, non mi ha detto niente, però... Però questo... Questo fatto è strano, vero? Molto. Bene... Ci vediamo, porta i miei saluti a Tony. Spero che si rimetta presto. Grazie. Roberta, Roberta. Vuoi un whisky? No. Voi giovani dovreste imparare che la vita è piena di dispiaceri. E che niente è facile come sembra.
La prego, non voglio sentirmi colpevole. Questo è quasi impossibile, mia cara. Almeno faccia in modo che Ernesto resti fuori da questa faccenda. Ernesto, c'è dentro fino al collo. Va bene. Forse ha ragione. Comunque non credo che Ernesto sia una persona che si possa corrompere facilmente. Questo si vedrà. Per il momento è molto occupato a fare il musicista. Nel prossimo futuro vedremo che cosa potremo fargli fare. Che vuol dire? È semplice, che il successo si paga. E quel ragazzo mi deve un favore molto grande. Sta tranquilla. Niente di compromettente. Di Domenico, per favore pensi bene a cosa sta per fare. Ernesto è un uomo molto buono. Penso sempre a quello che sto per fare. Non sono mai stato un impulsivo. Per quanto riguarda quel ragazzo, sta tranquilla. Me ne occupo io. Gli uomini buoni, come dici tu, non abbondano in questo mondo. Non mi sono mai piaciute le cene con molta gente. Le cene intime, per me, hanno un fascino molto speciale. Ed è il tipo di incontro che preferisco. Ma ancora non mi hai detto il motivo di una cena così galante. Deve esserci per forza un motivo particolare. Suppongo di sì. Ti dirò la verità. Voglio essere sincero fino in fondo. Il motivo sei tu. A volte credo che dietro tutta la tua gentilezza e il tuo savoir-faire tu nasconda qualcosa che ancora non sono riuscita a definire. E cosa pensi che sia? Quello che davvero stai cercando, solo tu lo conosci. E non provi a indovinare? Forse è un qualcosa che potrebbe comprometterti. E sembra che nella mia memoria sia nascosta la chiave. È vero. Quanto durerà la tua pazienza? Tutta la vita, se sarà necessario. Stai esagerando. Nutri un interesse troppo particolare verso quei documenti che credi in mio possesso. Sono importanti per la sicurezza del tuo paese o sono importanti solo per te? Il mio interesse per quei documenti coincide con il mio interesse per te. È per il tuo bene. Però, per favore, non riduciamo il nostro incontro a una banale cena d'affari. Da te voglio qualcosa di più adesso. C'è qualcosa più importante della mia mente. Sì. Il tuo cuore. Il tuo corpo, la tua anima. Te ne prego. Non è il caso. Permettimi di brindare. E che il diavolo si porti tutti quei documenti. Perché ti ricordi di noi? Perché mi ricordi e non ti dimentichi mai più di me. Perché non hai appetito?
Oggi non hai pranzato. E adesso non ceni nemmeno. No. Mi farebbe piacere andare al cinema stasera. Mi accompagni, Mario? Che c'è? Sei diventato muto? Gli volevi più bene che a me. Come? Che stai dicendo? Sto parlando di Gabriele, mamma. Volevi più bene a lui che a me. Fosse stato per te, sarebbe vissuto qui, occupando il mio posto in questa casa. Mario, sta calmo, per favore. Non ti mischiare, Michaela. Tu non sai niente, non sai niente. Che succede, Mario? Che succede? Che cosa? Gabriele era il tuo figlio prediletto, no? Basta, Mario. Ma hai sbagliato anche con lui. Basta, ora basta, hai sbagliato, Mario, anche zitto. Con lui, mamma. Aspetta, calmati. Hai sbagliato anche con lui perché si è ammazzato, mamma. Si è ammazzato. Si è ammazzato. Basta. Non dire queste cose, Vuoi Mario. Vuoi interpretare il ruolo di madre esemplare. Basta. Ma non ne sei stata capace. Mario, non è servito a niente perché Gabriele è morto. Basta, è morto, basta. Mamma. Basta. Per favore, Mario. Basta. È morto. Basta. È morto, mamma. Basta, basta, basta. Morto. Francesca? Lei chi è? Sta aspettando qualcuno. Ofelia. Ti voglio presentare mia figlia Lily. Lily. Ci siamo già incontrate qualche volta? No. Mi fa piacere che tu sia qui. Almeno avrò qualcuno con cui scambiare due chiacchiere. E non sai quanto bisogno ne abbia. Ci sarà tempo per questo. Probabilmente mia figlia è venuta a cercare alcuni documenti che deve portare a Buenos Aires. Non è così, mia cara? Scusaci un attimo, Ofelia. Lily, vieni nel mio studio, per favore. Lily? Vieni nel mio studio, per favore. Sì, senti. Mi scusi. No, no, non può essere, papà. Quella donna è identica a Claudia Remmi. È Claudia Remmi, papà. Io ho visto le sue foto da Sebastiano. È lei, ne sono sicura, è lei. Ti prego. Tony, chiaro. Tony l'ha vista davvero. È lei la donna che Tony ha visto. Devi dirlo, papà. Lily, ascolta. Sarebbe inutile mentirti. Sei pronta a... ad ascoltare qualcosa di incredibile? Beh, dopo quello che ho visto... Ofelia non assomiglia a Claudia Remmi. È Claudia Remmi. Ma come... Scusa. No, non è possibile, papà. Claudia è morta. Questo è ciò che credono tutti. Qualcuno l'ha salvata prima che salisse in automobile. È una storia molto complicata. Sì, però che cosa mi dici del cadavere? Che cosa mi dici? Hanno sotterrato il suo corpo. Non è stato possibile identificare il cadavere. Forse in automobile è salita un'altra donna al posto suo. Non mi fare troppe domande, perché io non mi trovavo certo lì. Vuoi dirmi perché l'hai chiamata Ofelia? Perché questo... Perché? 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 Ha battuto violentemente la testa e ha perso la memoria. No, non può essere, papà. Sebastiano deve sapere che Claudia è viva. E Tony deve sapere che sua madre è viva. Claudia non è quella che tu credi. E neanche quella che credeva Sebastiano. È una donna pericolosa, è estremamente pericolosa. E tu che cosa ci fai accanto a una donna estremamente pericolosa? È una questione politica. Oh, per favore, Claudia, papà. Conservava alcuni documenti che mettono a rischio la mia carriera. Bisogna tacere. Se le torna alla memoria, sarebbe un male anche per te, perché tornerebbe da Sebastiano. Dirai addio al tuo matrimonio. Se lui viene a sapere che sua moglie, la madre di suo figlio, è ancora viva. Sposato. Chiaro. Chiaro, papà, sposato. Sebastiano è sposato con lei. La cosa migliore è il silenzio. Ascolta. Tu non sai nulla, d'accordo? No. No, papà, io non so niente, non so niente, Lily, papà. Cara, ascolta,
Tu puoi aiutare Sebastiano e Tony. Claudia Renne è una donna vendicativa, te lo posso assicurare. Avanti, avanti, si accomodi. Grazie. Invece di parlarle per telefono, ho preferito venire personalmente per darle una buona notizia. Ah, bene, molto bene, ma si accomodi, prego. Grazie. Ernesto? Mi dica. Deve partire per gli Stati Uniti immediatamente. Io? E perché? Le notizie corrono in fretta e non conoscono frontiere. Fedra è già un grande successo. No. Mitchell, un produttore molto importante di commedie musicali di Broadway, ha visto il video che mi sono premurato di inviargli ed è interessato ad incontrarla per una tournée americana. È incredibile. Mitchell non è uno stupido ed è sicuro che il suo spettacolo potrebbe avere successo. Per questo motivo vuole parlare con l'autore invece che trattare con un semplice amministratore. Mi creda, questa è la grande occasione della sua vita. Bene, non so come ringraziarla. Per... Ah, non si preoccupi per il bagaglio. Dovrà stare fuori solo un paio di giorni. Dopo si vedrà. Grazie. Ha già pensato a tutto. Grazie. Ah, a proposito, devo chiederle un piccolo favore. Mitchell le darà alcuni documenti per me. Mi farebbe un piacere se fosse così gentile da portarmeli. Sì, certo, non si preoccupi. Lily? Dove vai, Lily? Non posso rimanere qui, papà, non questa notte. Ho bisogno di riflettere. Riflettere su cosa? Ma se abbiamo già parlato di tutto. Ti assicuro che il giorno del tuo matrimonio è più vicino di quanto tu stessa possa immaginare. Non devi aver paura. Non ho paura. Ho vergogna di me stessa, papà. Ma come puoi pensare che possa stare vicino a Sebastiano? Non devi avere nessun rimorso, mia cara. Lui non è stato felice con Claudia, io lo so. Credimi, non è una menzogna. Papà. Oh, certo, devo confessarti di averti nascosto la verità per un po' di tempo, è vero. Ad ogni modo saresti venuta a saperlo. Credimi, per favore. Sebastiano si è liberato di una persona perversa. Non rovinare la tua vita, Lily. Né la sua. Puoi stare tranquillo. Gli voglio troppo bene per lasciarlo. Posso entrare? È aperto. Scusami, ma sono stato preso da problemi di famiglia. Lily è ancora una bambina. Sai, mi è sembrato che tua figlia mi conoscesse. Mi guardava... Con sorpresa, sì. Non si aspettava di trovare qualcuno qui. Mia figlia... Sai, è gelosa di tutte le belle donne. Ti vedo molto nervosa. Mi sento così sola. Non faccio che cercare sprazzi di luce, ma purtroppo è inutile. Chissà, forse è una fortuna la presenza di tua figlia. Spero che possa aiutarmi a sapere chi sono. Lily è dovuta andare via, mi dispiace. Come? Ma tornerà. Domani o dopodomani sarà qui. Mi piacerebbe avere un'amica. Penso che se frequentassi tua figlia, tu non avresti problemi. No. No, certo che no.